Dinanzi alla statua della Madonna delle Grazie, qui nella chiesa di Montemurro di San Rocco, vogliamo parlare di un santo amatissimo, patrono dell'Abruzzo, San Gabriele della Dolorata. San Gabriele della Dolorata, il cui corpo, si conserva nel grande santuario di Isola Gran Sasso, provincia dell'Aquila. Egli però non era abruzzese. Era originario dell'Umbria, era infatti nato ad Assisi e non a caso si chiamava Francesco Possenti, appartenente a una famiglia nobilissima e ricchissima. Il padre infatti era un funzionario dell'amministrazione pontificia, allora c'era lo Stato pontificio e anche l'Umbria faceva parte dello Stato pontificio, per cui il padre veniva spostato da una città all'altra come una specie di prefetto del Papa. E il padre di Francesco Possenti, quando appunto nacque Francesco, si trovava ad Assisi e quindi lo chiamò come il Santo di Assisi. E questo giovane, che però conobbe molti lutti, tra cui la morte della madre, la morte di una sorella più grande che l'aveva cresciuto e quindi a cui lui era legatissimo dopo la morte della madre, la svolta della vita di questo giovane brillante che sapeva danzare, sapeva suonare, aveva studiato nelle migliori scuole, era affascinante ed era ambito da tutte le ragazze dei luoghi dove si recava, la svolta avvenne a Spoleto. A Spoleto è conservata una immagine della Madonna che si chiama la Santa Icone e che fu donata dall'imperatore Federico Barbarossa alla città di Spoleto intorno al 1100. Ebbene, in questa icona c'è rappresentata la Madonna che parla con Gesù, c'è come un fumetto e in questo fumetto, in questo dialogo tra la Madonna, tra madre e figlio, c'è la madre che scongiura il figlio di avere misericordia. E il figlio chiede alla madre: che vuoi, o madre? E la madre risponde: la salvezza degli uomini, ma non si convertono, risponde il figlio. E la madre dice: compatisci, figlio mio. E lui ancora ribatte: ma loro mi muovono a sdegno. E la Madonna conclude: e tu salvali per misericordia. Ecco, una volta questa icona si portava il 22 agosto in processione, nell'ottava dell'Assunta. Francesco, con i suoi amici, con la sua compagnia goliardica, lui era bravissimo a scuola, bello e ricco, partecipa alla processione. Nessuno sa che cosa avviene durante quella processione. Fatto sta che lui, il giovane Francesco, incrociando lo sguardo dell'icona, lo sguardo di Maria, probabilmente ebbe un'apparizione, decide di lasciare tutto e di farsi passionista. Passionista, uno degli ordini più severi, come era prima nella vita della Chiesa, con penitenze, con la contemplazione, la meditazione continua della passione del Signore, l'ordine fondato da San Paolo della Croce. E allora, proprio in quel periodo, c'è la fine dello Stato Pontificio e l'inizio dell'Unità d'Italia. Il giovane entra nel noviziato e vive una vita di amore grandissimo a Gesù tramite Maria. Sceglie il nome di Gabriele della Dolorata. Voi sapete che prima i religiosi cambiavano il nome e anche il cognome. Avevano anche un cognome di devozione, quindi Gabriele come l'arcangelo che portò l'annuncio a Maria, dell'addolorato il cognome di devozione e la sua vita si spegne a solo 24 anni, a soli 24 anni, in una santità grandissima. Bastava nominare il nome di Maria perché il suo volto diventava rosso di emozione. E lui non si stancava mai di parlare della Madonna e di Gesù ed era un modello ineguagliabile per tutti i suoi amici di seminario. Non riuscì a diventare prete, ma dopo la sua morte la sua memoria non si perse, anzi sul suo sepolcro si moltiplicarono i miracoli ed è uno dei santi patroni della gioventù italiana. Uno
uno dei santi più amati tra i santi giovani, uno dei santi più venerati di tutta la Chiesa Cattolica. Sono stato anche in Australia e ho visto che anche lì c'è una grande devozione per San Gabriele dell'Addolorata. Affidiamo a lui i giovani italiani del nostro tempo.